Salve amici! Per la ricorrenza della festa di ogni santi prepariamo oggi il torrone di ogni santi, detto anche torrone dei morti. A me non piace troppo torrone dei morti, piace più ogni santi. Preparerò due tipi di torrone, uno variegato al rum e l'altro classico alla nocciola. Iniziamo la preparazione del variegato al rum. Userò uno stampo da 1 kg in plastica. Sciogliamo 200 g di cioccolato fondente a bagnomaria. Il cioccolato è pronto e foderiamo lo stampo. Andiamo a versare un po' la metà del cioccolato con il pennello, così vi facilita l'operazione. E andiamo a spennellare. Lo vado a deporre in frigorifero per 10 minuti e dopo faremo la seconda passata. Adesso io lo vado a deporre in freezer. Nel frattempo mettete a sciogliere separatamente 450 g di cioccolato fondente e 400 g di cioccolato bianco. Intanto che il cioccolato si scioglie, in questa ciotolina metterò 100 g di savoiardi sbriciolati. Una volta sbriciolati li vado a bagnare con della bagna al rum con il cucchiaio, così magari mi regolo di conseguenza, perché non la dose non è precisa. Quindi comincio a bagnare. 1 6 9 13 14 e 15. E quest'altro che facciamo? Lo buttiamo. Ecco qua. 16 cucchiai di bagna al rum. Li andiamo a mescolare e quindi formiamo un impasto al rum e lo lasciamo riposare. I savoiardi si sono inzuppati per bene. Li vado a mettere in un colino dove farò colare via l'eccesso di rum. Amici, adesso vi faccio vedere l'eccesso di rum che è venuto fuori. Ed ora andiamo a comporre il nostro torrone. Sulla base interna farò un letto di savoiardi. Adesso vado a versare il cioccolato fondente in quello bianco e comincio a variegare. Andiamo a questo punto a mettere un altro poco del nostro impasto. Con un coltello andiamo ad togliere l'eccesso di cioccolato sul bordo. E adesso deponiamo in frigorifero per almeno 3 ore, tempo necessario che si rassodi del tutto. A dopo.
E adesso prepariamo il torrone alla nocciola. Ho foderato uno stampo da un chilo con 200 g di cioccolato fondente. Ho sciolto a bagnomaria 400 g di cioccolato bianco e 500 g di crema di nocciole. E 100 g di nocciole tostate. Amici, una raccomandazione: quando sciogliete il cioccolato a bagnomaria, fate attenzione a non far penetrare acqua nel cioccolato, perché altrimenti il cioccolato si rovina e il torrone non viene bene. Riponiamo anche quest'altro in frigorifero per 3 ore. Sono passate le 3 ore e il torrone si è solidificato. Andiamo a sformarlo. Io adesso vi faccio vedere come si fa. Allora, le forme in plastica, basta che si prende il bordo del contenitore e si allarga in questo modo. Facendo così entra l'aria. Entrando l'aria si sforma tranquillamente, o si svuota. Ed eccolo qua. Amici, spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento, vi sia piaciuta. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, un like al video, e se vi piace commentate. E condividete soprattutto con i vostri amici. Io vi lascio a questo buonissimo torrone e alla festa di ogni santi. Un arrivederci e un grazie a tutti. Ciao, vi aspetto alla prossima ricetta.